scatta il bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto al settimo giorno sull'isola. Sono bastati 7 giorni a Francesco Monte per far capitolare Paola Di Benedetto. Il daytime dell'Isola dei Famosi 2018 andato in onda oggi mostra l'ex compagno di Cecilia Rodriguez e la bellissima modella mentre si scambiano un bacio di notte, protetti dalla capanna che funge al gruppo da riparo. È probabile che Monte e Paola non sappiano di essere stati ripresi, tanto che al mattino successivo nessuno dei due ha fatto cenno di quel bacio. Eppure le immagini parlano chiaro, qui il video. I commenti del giorno dopo. Terminata la loro prima notte di passione, Francesco e Paola sono stati interrogati sul loro rapporto dalla produzione dell'Isola. Nessuno dei due ha parlato di un bacio, con Monte che si è limitato a commentare l'attrazione reciproca nata già da diversi giorni. La nostra è una conoscenza che sta andando avanti, ha fatto sapere Francesco, deciso a non rivelare di più, almeno per il momento. I primi scambi in Honduras. Pare che la scintilla tra Paola e Francesco fosse già scattata nel corso del servizio fotografico realizzato qualche giorno prima della partenza per l'Honduras. Entrambi single da qualche mese, i due non hanno nascosto la reciproca attrazione, pur cercando di limitare al massimo ogni approccio fisico di fronte alle telecamere. È stato un rebus piccante a far uscire Monte allo scoperto, un disegno dal significato chiaro che ha permesso a Paola di capire che l'ex tronista, oggi attore, faceva sul serio. Francesco è single da circa 3 mesi. Monte, che ha già pianto per Cecilia Rodriguez sull'Isola, sta cercando di voltare pagina. Esce da un rapporto durato più di 4 anni, una storia che pensava sarebbe durata per sempre. È stata Cecilia a decidere diversamente quando, entrata nella casa del grande fratello VIP, si è innamorata di Ignazio Moser. Per lui ha concluso la storia con Francesco, comunicandoglielo in diretta TV. Da quel momento, l'argentina fa coppia fissa con Ignazio. Solo adesso, invece, Monte sta cercando di recuperare il tempo perduto,